E noi non ci mettiamo niente, niente, è naturale così, arrivano e tagliano il metallo, niente olio, no, mettiamo lo spiedo, buttiamo sopra, bellissimo, quando è quasi cotto vediamo, perché certi vengono subito con la pelle croccante e certi no, quelli che non vengono un pugno di sale, facciamo girare due o tre minuti, boh, tiri via. Ma a parte che è buono anche freddo, freddo è buono. Guarda, c'è uguale. Non c'è. Grazie. Quanto tempo deve stare lì così? Almeno 2 ore. Un paio di ore. Averlo buono. Tipo burro. È proprio morbido così. Perché più sta lì e più diventa più morbido. Perché poi perde tutto il grasso. Certo. Invece le bistecche quando le fai stare troppo diventano dure. Bravo. Ah, qui perché non c'ha di grasso. Invece questo è il contrario, è grasso. Certo. La carne viene sempre morbida e allora più diventa quasi come un bollito, se si tocca si e si, poi si la cotenna, la cotenna qua più sta lì più diventa come il cioccolato croccante. Il contrario, una sì. L'interno è morbido, l'esterno croccante. Poi se c'è la cotenna molla ci buttiamo un po' di sale sopra, se per caso viene molla come la pelle, no? Sì. Ci buttiamo un pugno di sale sopra, lo fai girare 3 o 4 volte. E che succede? Diventa la pelle. Ah, dura. Ma roba da male. È il mistero della chimica, Non c'è. Grazie. Quanto tempo deve stare lì così? Devi starci un po' attento. Oh. Tutti che passano, guarda il maiale. Sì. Ma devi vedere qua di giorno quanti li vediamo. Di sotto ci sta un pezzo di maiale. Oggi non ci deve stare. Quanto guarda? Uno e due. Perché poi aperti così in due cuociono meglio, perché sennò di solito le si fanno intere. Sì, tipo la porchetta la fanno intera. Sì, di solito la fanno intera, però così viene cotto meglio. Vabbè, certo. Più che altro ci mette meno quando sei in una fiera. Sì, poi se c'è tanta gente, certo. Butti un po' di fuoco in più, in 20 minuti è pronto. Ah, certo. E di questo comunque si mangia tutto praticamente. Quasi. Sì, a parte le ossa, certo, voglio dire. Sì, certo. Chi è che ci piace? Quando fate lì mischiate mettete un po' di tutto. Sì.
cioè non è con la bistecca dove fai sotto filetto la torta, no, qua c'è un po' dappertutto giusto, ma c'è un ragazzo qua che è una bestia e volenteroso, vedi? Proviamo già così, marcio, dai, vieni, aspetta un attimo.
Quindi diciamo che è una bella fabbrichetta questa roba. Ah, sì, cavolo. Che sarebbe quello? No, questo è Peppa. No, ci sta rubando. Quello voleva arrivare. Poi bisogna tenere una certa distanza perché sennò si bruciano.